programma del 2009 abbiamo indicato le ragioni del nostro impegno politico, che era quello di un gruppo di donne e uomini disposti ad assumersi la responsabilità di amministrare Spinea con serietà, competenza, semplicità, trasparenza e spirito di servizio. Abbiamo voluto dare un forte segnale di essere dalla parte dei cittadini nelle loro difficoltà quotidiane, riducendo i costi della politica. Però io lo ricordo, per correttezza e per onestà, anche quest'anno il sindaco, come ha fatto l'anno scorso, ha rinunciato a metà della sua indennità, che va sul sociale. Un sindaco che ha reso Spinea una città viva, che ha ospitato personalità di rilievo del mondo della scienza. Siete voi che dovete decidere che cosa fare nel vostro futuro e, dico sempre, dovete sognare le cose impossibili. Non perdete tempo a sognare le cose impossibili, quelle ci sono già, non c'è bisogno di sognarle. Abbiamo dedicato molto del nostro tempo per meglio progettare il futuro con strumenti programmatori che ci aiuteranno a qualificare sempre di più Spinea dal punto di vista culturale, ambientale ed umano. Abbiamo sempre detto che la città è di tutti e che tutti devono fare qualcosa perché Spinea sia sempre più viva, partecipata e solidale. Il nostro impegno intende dare continuità alle scelte politiche del passato. Ciò che unisce questa nuova squadra è la condivisione di un progetto di comunità, di riorganizzazione della vita democratica cittadina, di crescita culturale e di gestione del territorio. I nostri obiettivi per i prossimi 5 anni. Scelte urbanistiche per gestire il territorio secondo criteri di sostenibilità. Minor consumo del territorio mediante la riduzione delle aree di espansione edilizia previste dall'attuale strumento urbanistico. Intensificare le zone a parco all'interno del tessuto urbano. Politiche ambientali per una città sostenibile. Aree boscate realizzate con risorse comunali e acquisite a compensazione di trasformazioni del territorio. Educazione e sensibilizzazione ambientale per ridurre i rifiuti e gli sprechi di cibo, acqua ed energia. Spinea città vivibile. Piazza lunga un chilometro, per valorizzare tutti i punti di interesse che insistono su via Roma, dalle ville venete alle attività commerciali, dalla nuova piazza di fronte a Santa Bertilla alle chiese, dall'ex forno Pasqualetto alla biblioteca e al cinema Bersaglieri, che svolgeranno il ruolo di polo culturale della città di Spinea. Realizzare un corridoio verde che colleghi la stazione SFMR, il parco Nuove Gemme, l'area verde posta tra le vie Rossignago e Gioberti, fino a raggiungere lungo il cimento via della Costituzione. Spinea, città solidale, partecipata per essere più sicura. Prendersi cura delle cose e delle persone. Essere cittadini responsabili. Proposte a sostegno delle vittime della crisi, fondo di solidarietà e messa in rete delle associazioni che si occupano del recupero di alimenti per i bisognosi. La scuola e la cultura come futuro. Continuare il lavoro di miglioramento strutturale e tecnologico degli edifici scolastici. Rendere polifunzionali gli spazi esterni delle scuole. Mantenere per la biblioteca un ruolo centrale, continuando a promuovere al suo interno attività e progetti orientati a rafforzare ed aggiornare percorsi di istruzione e conoscenza. Promuovere iniziative funzionali allo sviluppo della cultura della responsabilità, dei diritti umani e della pace.